Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video in cui vedremo altre domande di cultura generale per la preparazione alla prova preselettiva per il concorso 1858 posti IMSS. Iniziamo. In Italia, chi sono i principali esponenti del decadentismo? La risposta da dare è Verga e Pascoli. In Italia, dove si trovano prevalentemente i depositi di barite? La risposta da dare è in Trentino e nel Leccese. In Italia, fra le propaggini delle Alpi e l'Appennino settentrionale si apre? La risposta da dare è la pianura padana che prosegue verso est nella pianura veneta, compresa fra le Alpi orientali l'Adriatico. In Liguria, in particolare in Val Fantanabuona, Tiguglio, Arma di Taggia e Valle Argentina, è rinomata l'estrazione di che cosa utilizzata spesso per l'arredo? La risposta da dare è l'ardesina. In memoria di quale evento la festa nazionale spagnola ricorre il 12 ottobre? La risposta da dare è l'arrivo di Cristoforo Colombo in America. In merito alla composizione geografica del territorio del Giappone, è corretto affermare che la risposta da dare è il territorio del Giappone è per circa il 75% montuoso, in gran parte ricoperto da foreste. In Polonia, nel 1980, Lech Walesa era alla guida di un sindacato indipendente che si rivelò una minaccia per il governo comunista polacco. Come si chiamava? La risposta da dare è Solidarnosc. In quale anno Adolf Hitler divenne cancelliere? La risposta da dare è 1933. In quale anno avvenne la strage di Ustica, dove venne coinvolto il volo di linea IH870, partito da Bologna Borgo Panigale e diretto a Palermo Punta Raisi? La risposta da dare è 1980. In quale anno avvenne la strage di matrice terroristica dell'Italicus? La risposta da dare è 1974. In quale anno Benito Mussolini ricevette dal re l'incarico di formare il governo? La risposta da dare è 1922. In quale anno cadde l'Impero Ottomano? La risposta da dare è 1922. In quale anno fallì il Banco Ambrosiano? La risposta da dare è 1982. In quale anno fu creata l'Opera Nazionale Balilla? La risposta da dare è nel 1926. In quale anno in Italia fu promulgata la legge per l'interruzione di gravidanza? La risposta da dare è 1978. In quale anno iniziarono ufficialmente le trasmissioni a colori della RAI? La risposta corretta da dare è 1977. In quale anno la Cecoslovacchia si è divisa in due stati distinti, la Repubblica Ceca e Slovacchia? La risposta da dare è 1993, dopo la rivoluzione di velluto. In quale anno la Repubblica Italiana ha istituito il Giorno della Memoria per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e al rischio della propria vita,
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati, la risposta da dare è nel 2000. In quale anno l'euro è stato introdotto come moneta virtuale, utilizzabile solo per pagamenti senza contanti e a fini contabili? La risposta da dare è 1° gennaio 1999. In quale anno l'Italia è entrata a far parte dell'ONU? La risposta da dare è 1955. In quale anno morì Sandro Pertini? La risposta da dare nel 1990. In quale anno nacque lo Stato di Israele? La risposta da dare è 1948. In quale anno Papa Giovanni Paolo II fu gravemente ferito in un attentato a Piazza San Pietro? La risposta da dare è nel 1981. In quale anno si è svolto in Italia il referendum sulla fecondazione artificiale assistita? La risposta da dare è 2005. In quale anno si sciolsero i Beatles? La risposta da dare è 1970. In quale anno si sono svolte le prime Olimpiadi moderne? La risposta da dare è 1896. In quale anno si verificò la strage di Capaci? La risposta da dare è 1992. In quale anno venne costruito il muro di Berlino? La risposta è da dare 1961. In quale anno venne istituito l'ENI? La risposta da dare è nel 1953. In quale anno venne stipulato il patto di Londra? La risposta da dare è 1915. In quale paese erano stati creati i giardini pensili di Babilonia? La risposta è Iraq. In quale città dell'antica Grecia era praticato l'ostracismo, allontanamento di un cittadino indesiderato? La risposta da dare ad Atene. In quale città indonesiana nel 1955 si tenne la conferenza degli stati africani e asiatici, ritenuta il primo passo verso la costituzione di una lobby terzomondista nel settore della politica internazionale? La risposta da dare è Bandung. In quale anno, in quale città europea si celebrò la conferenza di pace che pose fine alla prima guerra mondiale? La risposta da dare è Parigi. In quale città europea si trova la sede centrale di Greenpeace, l'organizzazione non governativa ambientalista e pacifista fondata nel 1971 a Vancouver? La risposta da dare è Amsterdam. In quale città ha avuto luogo il G20 del 2016? La risposta da dare è Hangzhou. Il video per oggi termina qua. Per vedere altri miei video iscrivetevi al canale e attivate la campanella.